è Notte dei Musei, aperture straordinarie, una serie di attività collaterali per far conoscere alla cittadinanza ancora meglio i beni culturali. Certamente, siamo in una delle iniziative che vengono svolte non solo nella nostra provincia ma su tutto il territorio nazionale. In effetti la Notte dei Musei è organizzata dal Ministero per i Beni Culturali, però fondamentalmente è coordinata con le istituzioni che si muovono sul territorio nell'ambito della promozione e della valorizzazione dei beni culturali. In questo senso il ruolo della soprintendenza, soprattutto nell'ambito delle province di Salerno e di Avellino, è un ruolo di raccordo con tutte le istituzioni che sono attive. Ad esempio sulla città di Salerno un partner importante è la provincia, l'amministrazione provinciale, perché mette a disposizione l'apertura di siti che sono notevolmente noti e conosciuti all'interno della città, quale per esempio la Pinacoteca Provinciale di Via Mercanti, il Museo Archeologico di San Benedetto, l'area di Fratte, l'area archeologica di Fratte, nonché il castello di Arechi, che è già un bel pezzo. Sempre sulla città di Salerno, il Museo Diocesano terrà una performance di arte contemporanea che verrà ad integrare l'offerta del sabato notte, e in più ci saranno le associazioni di volontariato, quale il Touring Club, il gruppo archeologico e altre associazioni che terranno aperti altri siti della città, in particolare per esempio la chiesa di San Giorgio, che è il monumento per eccellenza del barocco presente a Salerno, per cui probabilmente la città di Salerno sarà una delle punte di eccellenza all'interno delle manifestazioni. Però appena allarghiamo la zoomata delle iniziative che vengono messe in piedi, ci spostiamo sulla costiera amalfitana. Noi abbiamo che a Santa Maria de Olearia ci saranno dei concerti a cura del comune, ma non solo, perché ci saranno i funzionari della soprintendenza che renderanno più appetibile la conoscenza del sito. A Minori la Villa Romana sarà aperta al pubblico e ci sarà un'altra iniziativa del comune insieme alla soprintendenza. Spostandoci su altre aree sempre della provincia che sono in collegamento con la soprintendenza, perché per esempio credo che il Museo di Pestum faccia delle iniziative autonome, però sull'area di Velia sicuramente ci sono delle iniziative abbastanza precise. Quando parliamo di Velia parliamo del comune di Ascea, ma parliamo anche di una delle zone archeologiche più importanti della nostra provincia. E la stessa cosa avviene anche nell'area più settentrionale del Salernitano, con Buccino, dove la soprintendenza insieme alla Proloco locale terrà un insieme di manifestazioni. Ecco, credo che sia un pacchetto estremamente importante e ricco, che dà una risposta che è non solo istituzionale ma anche di promozione. Nell'area irpina le offerte non sono di meno, nel senso che al carcere borbonico la soprintendenza organizza una manifestazione da non sottovalutare, che riguarda quella delle ferrovie. Adesso quando parliamo delle ferrovie parliamo di qualche cosa di vecchio, di antiquato, invece dobbiamo tenere presente che proprio l'apparato ferroviario ha avuto un livello di avvio, di precedenza rispetto all'intero territorio nazionale. Parliamo non solo della prima ferrovia, quella dei Borboni, ma per esempio se parliamo dell'asse ferroviario che da Santa Maria a Capua Vetere passava per l'Agro Nocerino attraverso Sarno per poi andare al Mercato San Severino e salire su sull'Irpinia, indica una strategia ben puntuale dei collegamenti all'interno di aree che erano altrimenti non collegate. Oggi con le autostrade facciamo in un attimo, ma immaginiamo in un attimo a fine 800 che cosa dovevano essere i collegamenti tra il Salernitano e l'Irpinia, ovvero tra la costa del mare e l'interno dell'Irpinia, cioè il collegamento puntuale che avveniva tra le varie aree di competenza. Ecco, è una mostra che ha dei risvolti estremamente interessanti da un punto di vista culturale,
E poi ci sono le aree archeologiche, in particolare quella di Ariano Irpino, quella di Atripalda e di Eclanum e di Mirabella Eclano, che sono delle aree archeologiche che non a caso sono lungo sempre degli assi di collegamento, però sono quelli dell'antichità. E che oggi vengono gestite e amministrate dalla soprintendenza, dando quel valore dove l'allargamento della zoomata dal sito specifico al collegamento restituisce dei percorsi che sono di estremo interesse.